Il maltempo non accenna a placare, purtroppo tra le conseguenze, oltre all'esondazione, al rischio esondazione in alcuni comuni del Vallo di Diano del fiume Tanagro, il maltempo ci mette la sua anche per quanto riguarda la viabilità. È proprio a causa del maltempo che in via Godelmo a Sala Consilina si è verificato un incidente, per fortuna non di grave entità. Nell'impatto sono stati coinvolti due autovetture, un Alfa Romeo guidata da un giovane ed una Jeep di vecchio tipo invece guidata da un uomo di circa 60 anni. Per fortuna nessuno dei due ha riportato gravi ferite nell'impatto. E a proposito di maltempo, continua ancora l'allerta meteo nel comune di Polla. A proposito, abbiamo intervistato il sindaco di Polla, Rocco Giuliano, intercettato nel corso della riunione della conferenza dei sindaci alla comunità montana a Vallo di Diano. C'è un progetto che abbiamo predisposto, cioè d'intesa con i sindaci, che riguarda tutto il territorio, perché se oggi ci affacciamo sul Vallo di Diano vediamo che il 70% dei nostri terreni sono pieni di acqua, sono stati inondati, quindi perché diciamo in più punti è tracimato il Tanagro. Allora è un progetto che riguarda un poco tutti, quindi dovremmo fare sinergia affinché la regione Campania, cioè la protezione civile, ma soprattutto l'assessorato alla difesa del suolo, Cosenza quando venne a Polla gli fu anche diciamo, sottoposto questo problema, ha preso anche un impegno, però io penso che dobbiamo essere coesi noi, quello di fare delle priorità. Intanto nel resto della provincia si contano i danni del maltempo, strade provinciali e terreni allagati, oltre ai danni all'agricoltura provocati dall'esondazione del Sele e del calore. Chiusa la strada provinciale 317 che collega la strada provinciale 30 e Bolimare a Borgo Cariglia. Il fiume Sele ha invaso la strada provocando anche la caduta di un palo della luce ed il blackout nella zona. Inoltre sempre in questo territorio la polizia locale e i vigili del fuoco hanno tratto in salvo due persone, padre e figlio, bloccati in un'auto. La situazione è allarmante anche sulle coste del Cilento. A Marina di Camerota il mare ha cancellato la spiaggia del Mingardo, arrecando danni anche alla strada provinciale 562 tra Camerota e Palinuro. Disagi anche a nord della provincia, a Cava dei Tirreni, Nocera, Angri e Scafati. A tramonti una frana ha colpito un bombolone del GPL. A Bellizzi il maltempo ha scatenato le fiamme in un deposito di materiale plastico.